Benvenuti a bordo, viaggiatori! Sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2018, destinazione vacanze. Con Operazione Nostalgia abbiamo parlato del mare, anche in maniera un pochino simpatica. Oggi voglio parlarvi della montagna, di destinazione vacanze in estate in montagna. Si può vivere la montagna d'estate? Beh, per molti la montagna può significare solamente piste da sci, spa, alberghi con la sauna. Ma no, la montagna si può vivere perfettamente anche d'estate. In estate la montagna è soprattutto bellissimi panorami mozzafiato, in estate la montagna sono lunghe passeggiate, un'aria buona al di sopra dello smog e del traffico della città, e la montagna può essere soprattutto un modo di provare una cucina molto piacevole e molto differente, e di nuovo particolarmente grandi panorami e grandi luoghi che permettono anche di rilassarsi. Io vivo la montagna in estate da moltissimo tempo, avendo dei parenti che sono originari del Trentino. Sin da quando ero piccolissimo andavamo spesso in estate in montagna una o due settimane, proprio per poter spezzare con la tradizione di andare semplicemente al mare, andare un pochino a vedere i parenti, andare un pochino a vedere i bellissimi panorami del Trentino, andare un pochino a visitare la regione, a visitare dei paesini molto caratteristici e avere anche il piacere non solo di scappare dal caldo della città e di prendere il fresco della montagna, ma anche appunto di poter provare dell'aria buona, provare della buona cucina, che ci può stare benissimo. Naturalmente per alcuni la montagna è il luogo in cui vivono, e quindi per loro la vacanza estiva cerca di essere un modo di allontanarsi dalla casa, dalle montagne, per venire al mare. Questo ci mancherebbe, però chi vive in montagna comunque sa che la montagna in estate è comunque un posto perfettamente vivibile, comunque un posto piacevole dove poter trascorrere dei bei momenti anche nel periodo estivo, anche appunto per scappare un po' da quella che è la calura della città, riuscire a venire in quota, riuscire a rilassarsi nel panorama, sicuramente è una cosa che ci sta benissimo. E voi che cosa ne pensate? Per voi la vacanza estiva è al mare, per voi la vacanza estiva può stare in montagna, per voi la vacanza estiva è solo in montagna? Parliamone qua sotto nei commenti, oppure su Twitter con l'hashtag DDVOTR. Bene ragazzi, io sono Grizzly, questo è Diario di Viaggio on the road, edizione agosto 2018. Se sono riuscito a farvi pensare alla montagna come una destinazione alternativa per le vacanze estive, vi invito a mettere pollice in alto e condividere questo vlog con i vostri amici, vi ricordo di iscrivervi al canale, noi ci vediamo domenica prossima, ciao a tutti!